Buonasera a tutti. Scusate, mi tolgo la mascherina, mi è consentito e quindi la tolgo. Io dico che il primo risultato questa lista l'ha già raggiunto. L'ha già raggiunto perché abbiamo portato un ragazzo di 21 anni, a essere qui, a mettersi in prima persona. Ha scelto Piazza San Francesco Fabio Butali per lanciare la squadra di Prima Arezzo che lo sosterrà in vista delle prossime elezioni amministrative. Un luogo simbolico di Arezzo, luogo simbolico positivamente e in tutti i sensi. Qualcuno tenta di farlo passare negativamente perché il luogo della Movida in realtà è un luogo di aggregazione di giovani. In questo momento credo che sia importante partire dai giovani per rivitalizzare quello che è tutto il tessuto sociale e soprattutto economico di una città che, come tutte le altre in Italia, ha subito i colpi della crisi economica prima e della crisi ora dovuta al Covid-19. Ripartire da loro per riportare la politica a loro, e quindi l'obiettivo di questa lista fatta di persone assolutamente prive di qualsiasi contaminazione partitica o politica è proprio quello di partire dai giovani riportandoli vicini alla politica. Per fare questo noi materialmente e simbolicamente e soprattutto anche operativamente cercheremo di portare il palazzo chiuso, il palazzo bellissimo, palazzo dove la politica decide il futuro dei suoi adepti collocandoli nei posti di comando, riporteremo questo palazzo in basso, facendolo vivere dai propri cittadini, trasformando la pubblica amministrazione da nemica, quale è diventata adesso, a tornare ad essere l'amica del cittadino, a restituire al cittadino quello che il cittadino ha dato in tasse e lavoro. Il criterio per la composizione di questa lista, per chi la compone poco? Il criterio di composizione è stato un criterio, diciamo, di amicizie piuttosto che di presentazioni di altre persone sotto dei criteri assolutamente rigidi, che sono quelli di una non appartenenza alla politica, di un colloquio fatto con queste persone per avere da loro delle idee, per sapere se avevano delle idee, e tutti i 26 candidati nel loro ambito professionale e personale hanno qualcosa da dire, qualcosa da dare a questa città, perché stanno dando da un punto di vista operativo, stanno subendo da un punto di vista amministrativo, e siccome la pubblica amministrazione è il nostro punto di forza, cercano di restituire a se stessi e a tutti gli altri cittadini quello che è il conto che la pubblica amministrazione deve pagare nei confronti della città. Ma c'è qualcuno fra i suoi colleghi che gli ha detto: ma chi te l'ha fatto fare? Tutti, praticamente tutti, i colleghi, amici me l'hanno detto tutti, e se io sono qui è solamente perché sono il frutto, se noi siamo qui, io, questi ragazzi, le persone che ci ascolteranno, siamo qui, è solamente il frutto di una politica che ha fallito, di una politica data in mano ai partiti che hanno trasformato Palazzo Cavallo in un ufficio di collocamento di fatto, prendendo da questa città ciò che poteva essere assorbito, ma non restituendo quello che questa città si aspetta. Oppure, se restituito in minima parte e assolutamente non appagando quelli che sono gli sforzi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. L'agente della polizia municipale, che adesso ha deciso di fare il salto correndo per la poltrona di primo cittadino, ha così presentato la sua squadra nel cuore della città. 25 i candidati in lista, guidati dal giovanissimo Andrea Tavanti. Io è da anni che porto avanti una battaglia che è quella del riavvicinamento dei giovani alla politica, oltre a quelle che ho fatto con l'associazione, con Futuro Aretino, di cui sono vicepresidente, per tutto quello che riguarda la sicurezza giovanile, le politiche sociali contro l'alcolismo, contro la droga fra i minori, e anche per un divertimento sano e alternativo. La scelta di Prima Arezzo, la scelta di candidarmi con Fabio Butali, è una scelta che nasce dal cuore, nasce perché Fabio è molto attento alle esigenze dei giovani, perché è una persona che stimo e a cui voglio un bene fraterno, e lo avrei fatto solo per lui, sono sincero, e lo faccio soprattutto per la mia città Arezzo, che merita che noi giovani torniamo a lavorare, a combattere per questa città. Ce lo
Qual è un appello, visto che siamo in Piazza San Francesco, per effettuare questi test sierologici, insomma, per sottoporsi ai controlli? Assolutamente, ragazzi, siamo in un momento complicato, bisogna continuare a divertirci, continuare a farlo in modo sano, stare insieme, confrontarci, stare ognuno nei propri ambienti, i giovani è giusto che stiano con i giovani, però allo stesso tempo, ragazzi, sappiate tutti che siamo in un momento di crisi e la crisi sanitaria è solo l'inizio di quella che sarà una grande crisi economica. Non possiamo permetterci un altro lockdown, non possiamo permetterci di chiuderci nuovamente in casa, è una scommessa sul vostro futuro, un investimento sul futuro di questo paese, sulla nostra città, quindi controllatevi, fate le cose con il cervello, sono sicuro che sappiate e che saprete farlo, fate i test quando rientrate, state attenti e cerchiamo di andare avanti per un futuro e per un Arezzo migliore.